Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Breve meditazione, nata per caso, anche stamattina. Niente, stavo sfogliando un pochino il nostro calendarietto e per aggiornarlo al giorno 20, oggi è 20 marzo 23. Quando nel giorno 17, che è questo qua, mi ha colpito questo passo biblico che si trova in Esodo 2:12. Tutto quello che diremo, leggeremo e faremo, lo diremo, lo leggeremo e lo faremo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. E chi ha fede può dire Amen. Scritto è: Egli, cioè parla di Mosè, volse lo sguardo di qua e di là, e visto che non c'era nessuno, uccise l'egiziano e lo nascose nella sabbia. Questo passo mi colpì e mi portò a concretizzare una considerazione interessante. Prima di inoltrarci in quello che diremo, vorrei precisare che questo è un ragionamento, un discorso cosiddetto da salotto. Può trovare il tempo che trova. Hai visto quando due, tre, quattro fratelli si riuniscono a parlare del più e del meno? Beh, questo video vuole essere proprio questo. Senza nulla pretendere, può essere giusto, può essere sbagliato, è un discorso, un pur parler da salotto, che comunque non si farà dire al contesto biblico quello che ciò non dice, anzi, anzi. Però, ecco, questo ci tengo un po' a precisarlo, ok? Quindi è completamente informale quello che si dirà. E però sta di fatto che è proprio quello che è avvenuto. Quindi io faccio la domanda del milione. Profezia o presagio? Ora lo spiego. Chi è Mosè? Ovvero, allegoricamente, in questo momento, no? Come possiamo vederlo Mosè allegoricamente? Qualcuno può dire, beh, Mosè allegoricamente è un tipo di Gesù. Amen. Certo. E quindi se è un tipo di Gesù, Mosè allegoricamente è anche la Torah. Perché la Torah ci è stata data direttamente dal Signore, ma lo strumento è stato Mosè. Quindi Mosè rappresenta allegoricamente la Torah, cioè la parola, quindi Cristo ci sta. Quindi noi vediamo che Mosè uccide l'egiziano. L'egiziano allegoricamente cosa rappresenta? L'Egitto, la nazione. Che a sua volta allegoricamente la nazione d'Egitto rappresenta il mondo, tutto il mondo diciamo non cristiano, non popolo di Dio. E a un certo punto vediamo che la storia ci racconta, e qui entriamo nella storia, non è allegoria, è un dato di fatto, che Mosè prese questo egiziano e lo uccise, poi lo insabbiò, lo nascose nella sabbia. Interessante questo. La sabbia rappresenta tante cose insomma, rappresenta gli uomini non salvati però, eccetera, eccetera, eccetera. E che cosa è successo dopo? Che così come Mosè, che rappresenta la parola, la Torah, uccide l'egiziano, molti anni dopo, circa 40 anni dopo, è quello che succederà. Il Signore, tramite Mosè, distruggerà l'Egitto. Interessante. Interessante. Lo uccise. Uccise l'Egitto. Come lo uccise? Con le 10 piaghe. E siccome non gli bastò all'Egitto,
quello che ricevette, il castigo che ricevette per indurire il proprio cuore, con le 10 piaghe, alla fine fu ucciso proprio dall'acqua, dal mare. E questo allegoricamente rappresenta molte cose. Coincidenza o diocidenza? È un dato di fatto, è successo. Vogliamo spingerci ancora oltre. Di questo ne abbiamo già parlato. Noi sappiamo e comprendiamo, attraverso le profezie della parola di Dio, vedi Isaia capitolo 19, che un domani l'Egitto si convertirà. Quando io vado in Isaia 19, verso 19, scritto è, in quel giorno ci dà la data, vi sarà in mezzo del paese di Egitto un altare consacrato al Signore. Un altare consacrato al Signore. E un piliere rizzato al Signore presso al suo confine. Verso 20, Isaia 19, 20. E quello sarà per segno, per segnale. E per testimonianza al Signore degli eserciti nel paese di Egitto. Quando gli egizi grideranno, pensate come pregheranno, al Signore per i loro oppressatori. Egli manderà loro un Salvatore, un grande che li riscuoterà. Verso 21, Isaia 19, 21. E il Signore sarà conosciuto all'Egitto. In quel giorno ci sta dando la data. Gli egizi conosceranno il Signore e faranno il servigio di sacrifici e di offerte, faranno voti al Signore e li adempiranno. E poi dice che anche gli Assiri, verso 23, insomma, insieme serviranno il Signore. Quindi possiamo vedere che la storia si ripete e quindi alla fine Dio, perché uccidere significa anche conquistare. Si uccide per vincere, si uccide per conquistare. E quindi questa uccisione concretizzerà la conquista dell'Egitto. Era inevitabile, razionalmente, logicamente, biblicamente parlando, dice sì, perché? Perché l'Egitto a sua volta, la nazione di Egitto, rappresenta il mondo allegoricamente. Quindi se Gesù Cristo tornerà come vincitore, non più verrà la seconda volta con l'asinello, cioè come re di pace, ma verrà come guerriero con il cavallo per vincere. E verrà per conquistare il mondo e instaurare il suo millennio, la sua epoca millenaria. E quindi è inevitabile che anche l'Egitto si converta in quel giorno, ma qui a quanto pare la scrittura ci sta dicendo che qualcosa succederà prima di tutto questo, perché noi comprendiamo che nel millennio non ci saranno guerre e quant'altro, quindi questo succederà prima. E quindi come il mondo si deve convertire tutto quanto a Cristo, o con le buone o con le cattive, come dirà appunto Zaccaria, che chi non servirà il Signore non pioverà su quella nazione, tanto più l'Egitto, che l'Egitto è stata una terra importante perché ha ospitato un po' tutti i personaggi principali, cominciando dai patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe, ok? Abramo fu ospitato, no? Dall'Egitto, Giacobbe addirittura vi stanziò,
negli ultimi anni della sua vecchiaia, sino a condurre tutta la famiglia. E poi ospitò anche il Cristo stesso. Quindi questo fatto, no, che noi leggiamo nella scrittura, Mosè uccise l'Egizio. Ci fa comprendere che alle volte poi le cose succedono. Come dire, quello che tu stai vedendo poi alla fine si concretizzerà, un po' come quando leggiamo di Adamo: gli fu aperta la costola e dalla costola uscì fuori la donna. Così a Cristo gli fu forato il costato e dal costato uscì fuori la Chiesa. Così come Adamo dormì, ebbe sonno, si addormentò e da questo sonno poi uscì fuori la donna. Così Cristo stette 3 giorni e 3 notti nello Sheol, nella parte denominata seno di Abramo, e poi dopo uscì fuori la Chiesa. In virtù di questa risurrezione e così via discorrendo. Interessante notare quel video che noi abbiamo fatto, dove abbiamo portato la storia di Paolo, la conclusione dei fatti degli apostoli. La conclusione dei fatti degli apostoli recita che Paolo, l'apostolo, colui che portò l'Evangelo ai gentili, perché come Pietro fu istituito dallo Spirito Santo apostolo dei circoncisi, così Paolo fu istituito dallo Spirito Santo apostolo degli incirconcisi, dei gentili. Quindi Paolo allegoricamente rappresenta il Vangelo, colui che porta il fondamento, che è Cristo stesso, perché così è scritto in Efesi, che il fondamento, Efesi 2, Efesi 4, il fondamento ci è stato dato per i 12 apostoli. Paolo è stato il dodicesimo. È scritto che questo Paolo è stato incarcerato a Roma, fu reso prigioniero. Guarda caso, il caso vuole, che poi Roma prenderà il Vangelo di Gesù Cristo per imprigionarlo. Ed è stato imprigionato per circa 1700 anni. Perché non facevano tradurre la parola di Dio in nessuna lingua, però loro la potevano tradurre in latino. La peggiore traduzione che esista al mondo è proprio la Vulgata Latina. E non permettevano che nessuno comprasse e possedesse una parola di Dio, una Bibbia, salvo pochi eletti, su autorizzazione direttamente dal Vaticano, dal cattolicesimo. Perseguitavano chiunque non perseguisse la loro religione, che è completamente contraria agli sani principi evangelici. E così via discorrendo. Ed è proprio quello che è successo. Però è interessante notare altresì che scritto è che Paolo godeva di una certa libertà, pur essendo prigioniero, perché aveva preso una casa in fitto. Poi qualcuno dirà: beh, però poi dopo è stato incarcerato. Sì, ma la Bibbia non lo riporta. Questo ce lo dice la storia. Noi dobbiamo fare riferimento alla Bibbia per comprendere nello specifico certe tematiche. E quindi godeva di una certa libertà, come dire, allegoricamente, per quanto tu voglia incarcerare il Vangelo di Cristo, poi alla fine questo scorre come l'acqua e non riesci a fermarlo. È un dato di fatto, questo è successo. È successo nella parola di Dio perché è scritto, ed è successo nella storia perché è storia. Prova a dire che non è successo. Neghi l'evidenza. E quindi a volte noi leggiamo determinate cose nella parola di Dio. Apparentemente, come già detto in un video, questo può trovare il tempo che trova. Però
Però alle volte uno legge o impara o capisce delle cose che lì per lì possono non dirti nulla, ma un domani quella cosa che in quel giorno tu leggesti e non gli desti molta importanza, un domani, grazie a quella comprensione, tu potrai trovare la chiave di lettura per comprendere un passaggio estremamente importante che ti servirà in maniera determinante. Niente, una piccola chiacchierata fra amici, fra fratelli, una piccola considerazione interessante. Esodo 2:12. Mosè uccide l'egiziano. 40 anni dopo, la parola ucciderà l'Egitto. 2000 anni dopo, no, 3500 anni dopo, la parola conquisterà anche l'Egitto. E poi tutto il mondo. Alleluia, gloria a Dio. Viva Cristo. Sorridi che Gesù ti ama e ti vuole salvare. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci si vede al prossimo video programma. Shalom.